Buon pomeriggio, benvenuti, benvenute e grazie di essere qui ospiti di questa edizione della Biennale. Mi chiamo Giorgio Gianotto e ho il piacere questo pomeriggio di introdurvi a Daniele Giglioli, che insegna letterature comparate all'Università di Trento, ha una densa, rarefatta ma densa produzione, mettiamola così, relativa ai temi di cui andremo a parlare oggi, fra i suoi titoli. Ricordo i titoli anche perché c'è una particolarità che facendo i mestieri editoriali colpisce. Il suo primo libro è All'ordine del giorno il terrore, che è un buon piano, 2007, ma che è riuscito col Saggiatore nel 2018. Un altro libro che vi consiglio, tra l'altro, Senza trauma, è un quadlibet del 2011, ma è riuscito nel 2022. Quando i libri riescono, vuol dire che hanno centrato qualcosa e che quel qualcosa si ripropone nella quotidianità della cultura. Poi abbiamo Cronaca della vittima con Nottetempo, Stati di minorità con La Terza, insomma, un autore prolifico, collaboratore del Corriere. E oggi parleremo, facendo così, una sorta di viaggio senza meta, diciamo, seguendo un po' dei venti, ci siamo detti, quindi non sarà un intervento a tesi, ma sarà un intervento che vuole un po' guardare a quello che succede, guardando in faccia il lettore. Per chi come me esercita il mestiere editoriale, il lettore è qualcuno da braccare, qualcuno da blandire, qualcuno da cercare in tutti i modi possibili, poi nella contemporaneità gli ami sono tanti. Abbiamo i social, abbiamo le copertine, abbiamo gli uffici stampa, tutti sono scatenati a cercare un lettore. Noi oggi invece affronteremo questa parola da un punto di vista completamente diverso, che è quello invece della liberazione del lettore da tutta una serie di meccanismi. È una teoria, un pensiero che arriva da lontano, ne parlo già a Roland Barthes decenni fa. Lascerei a questo punto la parola a Daniele perché ci illustri un po' questo sentiero che andiamo a intraprendere. Ma solo una piccola introduzione, intanto ringraziando Giorgio Gianotto, l'organizzazione della Biennale Democrazia che mi ha invitato in questa splendida sala e come avete sentito, tra l'altro non so se avete notato, ma la stampa pubblicizzava l'incontro come liberare il rettore, una pessima idea, quindi se c'è qualche rettore, io non volevo offenderlo, ma insomma non è male come lapsus, devo dire. E infatti partiamo proprio da qui, lettore e rettore, chi regge, chi comanda, chi governa. Io sono un professore di letteratura e questo già non va molto bene, poi vi parlerò in 10 secondi di una teoria socio-economica, diciamo così, che ha dominato, che ha informato le nostre vite negli ultimi 40 anni, qui ci sono persone che ne hanno molto meno, e anche questo è abbastanza temibile, per cui se i più disinibiti vogliono già lasciare la sala, io hanno tutta quanta la mia comprensione. Allora, che cosa è successo? Per di più non è un libro che ho scritto e su cui in qualche modo con qualche sicurezza posso dare, ma sono idee che mi frullano in mente e su cui vi userò anche un po' come cavie. Mi sono venuti in mente due serie di fenomeni che apparentemente non c'entrano niente. La prima è questa. Verso la metà degli anni 60, quando tutto sembrava inclinare nelle società occidentali in una direzione piuttosto libertaria, liberatoria, gli hippie, questo, quest'altro, le droghe, eccetera, eccetera, è cominciata a sorgere una serie di teorie letterarie molto diverse tra loro, molto diverse anche come ambiti, dagli Stati Uniti alla Francia, alla Germania, all'Italia, che in qualche modo tendevano a dare durante quello che è il processo di comunicazione letterario, semplificando molto, autore, testo, lettore, il primato al lettore. Il testo è del lettore, l'autore non conta niente e anche come fatti il testo conta relativamente, perché il lettore ci può fare un po' questo, quello che ci pare, e questo è bene, questo è liberatorio. Io potrei fare tanti nomi, ma adesso è assolutamente inutile annoiarvi. Indubbiamente tutto ciò soffiava con lo spirito libertario del tempo, che diceva in qualche misura che non c'è un'istanza maestra
che sia l'autore, per cui tu devi assolutamente capire che cosa voleva dire, se non l'hai capito non sei autorizzato a godere pienamente del testo, A. B. Che sia come è fatto il testo e allora lo devi smentare come se fosse un motore a scoppio o un motore, un reattore nucleare, perché se non hai capito esattamente come sono messe tutte le viti, anche lì non te lo puoi godere. No, 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 quello che conta è il piacere della lettura e anche le proiezioni che il lettore riesce a fare su quel testo, quello che riesce a ricavarne, senza preoccupazione che ci sia un'istanza di controllo che ti dice questo sì, questo no, questo non lo puoi dire, questo lo puoi dire, questo è interessante, ma perché non lo dimostri meglio, ripresentati a settembre. Questo è accaduto sicuramente nella teoria letteraria dalla fine degli anni 60 ai primi anni 80. Primo spezzone. Secondo spezzone, non c'entra niente, apparentemente, poi io comincio a pensare che c'entrasse, verso il 72-73, a seguito di alcuni eventi di portata mondiale, tipo la fine di Bretton Woods, tipo la spaventosa inflazione che si abbatte su tutto il mondo a seguito della guerra in Vietnam, finiscono i 30 anni cosiddetti keynesiani, in cui c'è una forte economia dirigista che era stata per tutto il secolo, perché era stato dirigista l'URSS, ma era stato dirigista anche Roosevelt, in qualche modo lo stesso fascismo aveva organizzato, e così le cose non andate anche, pensate all'industria pubblica in Italia, quanto sia stata un volano dello sviluppo, l'IRI, l'ENI e tante altre cose. Ed improvviso risalta fuori, proprio ripescati da dipartimenti dove stavano sotto in oscuri scantinati, fautori di una teoria che si chiama neoliberismo. Un signore sopravvissuto agli anni 30, che si chiama von Hayek, un suo allievo, che si chiama Milton Friedman, prendono rispettivamente il premio Nobel nel 1974 Hayek, nel 73 Friedman, e dal 79-80 con Thatcher in Inghilterra e Reagan in America, negli Stati Uniti, il neoliberismo diventa sostanzialmente la dottrina socio-economica, l'ambiente in cui senza neanche accorgersene noi siamo immersi. E su che cosa si fonda il neoliberismo, che poi si scinde in due scuole, c'è quello tedesco che si chiama ordoliberismo leggermente, ma insomma... Adesso non perdiamoci dei dettagli, è il punto che bisogna cogliere. L'idea è che fondamentalmente, contrariamente alla teoria marxista, ma in qualche modo anche un po' keynesiana, che il valore di una merce è determinata dalla quantità di lavoro che c'è stata investita, lavoro non vuol dire soltanto il lavoro che ha fatto il singolo operaio per farvi il pollo arrosto, ma anche mettere su la rosticceria, comprare l'olio, comprare la licenza, sono tutte cose, no? Il valore di una merce non deriva tanto da questo quanto dalla cosiddetta utilità marginale, cioè da quanto l'apprezza il consumatore marginale, da quanto il consumatore, colui che è l'ultimo termine, come il lettore è l'ultimo, l'estremo termine, no? Nel processo della lettura, decide di apprezzarla. Esempio banalissimo, se io ho molta fame, no? Sono disposto a pagare un pollo anche 1000 euro, il secondo lo pago 500, il terzo dico grazie, se lo tenga. No? Non c'entra niente il povero pollo, che è stato sgozzato, non c'entra nulla chi ci lavora, come viene prodotto, eccetera, eccetera. La soddisfazione del consumatore è, la customer satisfaction, è la, diciamo così, misura su cui si organizza, diciamo così, tutto un insieme di cose che non sono solamente economiche, ma sono anche legate alla vita. Non a caso perfino molte forme di protesta diverse da quelle che erano state quelle degli anni 60, 70, creative, violente, come volete, si organizzano spesso intorno alla tutela del consumatore. Chi è più vecchio ricorderà Mi manda Lubrano, rivista come altro consumo, la gente ricca che compra i prodotti biologici, no, è il consumatore che ha in mano il boccino della faccenda. Ecco, io sospetto che questo non sia vero, ma questo non ha alcuna importanza perché io non ho competenze economiche. Noto però una similarità tra i due movimenti nati, uno sicuramente con ottime intenzioni libertarie, l'altro dicendo di essere libertario, ma di fatto avendo prodotto poi uno squilibrio di poteri e di forze, di cui parlano ormai perfino la Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale,
alla Banca Centrale Europea, insomma, le diseguaglianze spaventose e soprattutto facendo perdere alla produzione, il testo che cos'era? Il prodotto di qualcuno che produceva. Era, si spera, un buon prodotto di qualcuno che produceva bene, il ruolo centrale all'interno, diciamo così, del processo. Questo che cosa ha portato? Ha portato proprio a un cambiamento della figura del lettore, appunto, come consumatore, i cui gusti vanno, ce lo testimonia qui un editore, acchiappati, blanditi, e perché no? Perché dovremmo rimanere in una concezione elitaria in cui uno deve studiare prima 10 anni cosa voleva dire Manzoni per leggere I Promessi Sposi? Bene, benissimo. Fatto sta che il livello della produzione si è abbassato in maniera spaventosa e si è abbassato anche il livello del consumo, nel senso che si consuma meno, nel senso che io non so gli editori onestamente come campino. Faccio una gran fatica a capire come campino. Alcuni li conosco e so che campano male e l'abbassamento della qualità del prodotto è inimmaginabile. Immaginatevi il tempo in cui erano vivi, non dico Kafka e Proust, ma insomma Primo Levi, Italo Calvino, Pierpaolo Pasolini, Volponi, Elsa Morante, chi volete voi, insomma, Montale. Ecco, paragonateli con la situazione letteraria di adesso, e sono rimasto solo in Italia e sono rimasto solo nella letteratura, e vi rendete conto che questo ha abbassato tantissimo la qualità della produzione per andare incontro ai gusti del lettore, ha abbassato tantissimo la quantità della formazione del lettore, per cui noi spendiamo moltissimo per eventi tipo quelli di cui siamo tutti qua dentro complici, piuttosto che per la formazione. Anche nella nuova legge finanziaria sono previsti tagli all'istruzione, e fondamentalmente questa cosa poi ha anche portato, secondo me, ma forse su questo mi fermo perché magari sarebbe argomento di una tua riflessione, a una curiosa, sta arrivando dagli Stati Uniti, ma quello che arriva dagli Stati Uniti prima o poi arriva, ripoliticizzazione del lettore che vuole leggere soltanto le cose che riguardano lui. Io sono nero e voglio sapere soltanto storie di cose nere. Io sono nero, mi può tradurre solo un traduttore nero. Io sono queer, o sono omosessuale, o sono donna, o sono calabrese, no? Uno di qualunque di queste categorie svantaggiate, e voglio che vengano prodotte cose fatte soltanto per me, mirate a me. Se sono calabrese, la storia di un piemontese, io non la leggo, no? E questo è alla base di queste guerre culturali che ci sono negli Stati Uniti, che portano nei campus, nelle scuole, ma soprattutto nei campus anche quelli più prestigiosi, dove si pagano 60, 70, 80 mila dollari di rendita, a, per esempio, a creare delle vere e proprie censure sui libri che si devono leggere, perché adesso ci sono libri che non si devono più leggere, per esempio Moby Dick, perché l'ha scritto Melville, che era omosessuale, bene, ma siccome era omosessuale represso, male, beveva, male, quindi picchiava la moglie, malissimo, tolto fuori dai libri da leggere e tolto dalle biblioteche. Nel civilissimo Canada hanno bruciato, come i nazisti, ma con intenti buoni, hanno restituito a Gaia, a Madre Terra, quante migliaia di libri, non ricordo bene l'evento. Ecco, c'entra tutta questa galassia, non lo so, sono quasi più io che lo domando a voi, piuttosto che voi che dovete aspettarvi una risposta da me. Sì, è un discorso che cioè, hai aperto molte porte, perché da una parte tutto questo ci porta a considerare in realtà non solo il libro, non solo il lettore, ma l'industria culturale come industria, cioè, perché poi si pone ancora la domanda, è un'industria, non è un'industria, i tagli lineari fatti alla cultura sono positivi, diceva un ministro di questa Repubblica qualche decennio fa, non sono positivi, quanto si investe in educazione, perché i libri sono una parte dell'educazione, possiamo avere tutti i libri del mondo, ma se manca l'investimento preventivo in educazione, questa figura di cui parliamo, il lettore, dove la prendiamo? C'è l'aspetto economico, cioè ci sono, nel mentre che avanza il neoliberismo, nel mentre che si muove questo vento che arriva dai paesi anglosassoni, tra l'altro, si muove anche tutto il pensiero anglosassone, che è un pensiero industriale
molto più solido del nostro. Per farvi un esempio, editorialmente noi viviamo poi di categorie che sono fatte coi Lego rispetto a quello che adesso può essere l'analisi finanziaria di un qualsiasi dato. Noi più o meno in Europa abbiamo tre fette, no? Il lettore saltuario, il lettore medio e il forte lettore. In Italia un lettore saltuario è un lettore da 1-3 libri all'anno. Il lettore medio è un lettore da 6-7 libri all'anno. Il lettore forte è oltre i 10. In Inghilterra il lettore saltuario è quello lì, 1-3 libri all'anno, il lettore medio 30-40, il lettore alto oltre 60. Capite bene che sono due scale che identificano un piccolo territorio dove evidentemente c'è una massa di clienti, anche, chiamiamoli anche così, molto piccola, e quindi quel rapporto fra chi produce e chi legge come è costruito, se è così piccolo, è una massa invece enorme dall'altra parte. Poi, come diceva Daniele, c'è questa voglia di leggere se stessi in qualche maniera, e qui le famose nicchie, no? Tutti cerchiamo la nicchia di un colore, di una tinta politica, di una situazione emotiva, di un'area che può essere pressa. Cerchiamo in realtà dei punti dolenti in qualche maniera, no? È come se il dolore fosse in qualche maniera un richiamo, che nell'ottica neoliberista peraltro ci sta benissimo che il dolore sia un richiamo in qualche modo. Però provando a scindere, no? Tutto ciò e a prendere dei piccoli pezzi per arrivare a cercare di fare un quadro. Lettore o consumatore? Andiamo anche per risposte brevi, no? In qualche modo. Parliamo ancora di un lettore formato che... Cosa troviamo in libreria poi determina anche il nostro essere lettori. Le librerie sono molto formate in questo momento come momento commerciale, no? In qualche maniera. Ma secondo te è ancora il lettore libero dal suo essere consumatore o è avvolto nella capsula di consumatore? No, però non ci vedo niente di male, nel senso che da sempre la produzione del libro costa, che fosse un abate che si faceva copiare un codice su una pergamena, o che fosse Augusto o Agrippa che facessero una biblioteca pubblica a Roma. No, questo è evidente che fa parte della vita umana e quindi ha un suo aspetto economico che ha sempre avuto. Questo non scandalizza in sé. Il problema è che non bisogna mai avere un atteggiamento moralistico su queste cose, però pensare che le emozioni, perché poi sono prevalentemente le emozioni quelli che si vanno a cercare, basta vedere lo scadimento della saggistica. Se voi guardate le classifiche di lettura, io non le guardo per non deprimermi, ma oggi si chiama saggistica quello che una volta si chiamava varia, e si chiama varia quello che una volta si chiama una parola che qui in questa sala così splendida non posso pronunciare, diciamo così. Le emozioni, le nicchie, questo sì. Quello che ti può essere detto, quello che ti può consolare, quello che ti può essere utile, sono costruite, possono essere costruite. Tutti noi siamo stati costruiti. Io sono stato costruito parlante italiano dalla mia famiglia perché parlava italiano, non c'è scandalo. Quando ero piccolo avrei potuto parlare tutte le lingue, mi è capitato l'italiano, va bene così. Il problema è che non sembra funzionare neanche a livello commerciale. Questa è la... perché quando tu parli poi delle cifre anglosassoni, parli di un mercato mondiale, lo so anch'io che il New York Times va ancora bene, capito? Ma perché lo leggo anch'io, è tutto qui. Quindi non... sicuramente c'è stato un fortissimo abbassamento, come se abbassamento fosse democratizzazione, in questo riportando la parola democrazia alle sue origini, perché quando è nata, molti di voi lo sanno, è nata come termine dispregiativo, governo del demos, cioè la gente che non ha studiato, non sa niente, non ha mai amministrato neanche un coso, già tanto si sa fare un paio di scarpe, e adesso facciamo che questi governano. No, questo è il problema. È profondamente democratico quello che sta accadendo, ma con quello che noi ci eravamo creduti di fare con la democrazia moderna, che diavolo ne so, gli Oscar Mondadori venduti come periodico nelle edicole negli anni 60, i bigini Burr con cui si sono fatti la cultura, i nostri genitori pagando, tutto quel mondo è completamente finito. Loro trovavano l'equivalente di un pacchetto di nazionali, guerra e pace.
e anche cose nuove, molto belle che venivano fatte. Adesso se entri in una libreria ti fai largo tra reiki, autoaiuto, come far arrabbiare il tuo capo, cose del genere. E mi chiedo poi chi li compri, onestamente. Mi chiedo anche quello. No, sono molto d'accordo col fatto che non vada moralizzato il discorso per sé, anzi è molto sano che sia un'industria per certi versi, industria culturale, perché tutti in qualche maniera siamo legati a un meccanismo in cui entrano dei denari e escono dei denari, quindi è molto sano e non ci deve essere a spocchia, anche che a volte ha avuto la cultura, no, da questo punto di vista. È molto vero che la filiera industriale però si è mossa in qualche maniera non tenendo presente una serie di strutture, se vogliamo, della cultura. Si è mossa in un'ottica veramente mercantile. È molto vero che troviamo uno schiacciamento, è molto vero che la saggistica in questo momento è quasi un how-to, no? Sono cose molto... La saggistica alta, se andate a cercare, che non è spocchiosa, la saggistica alta è quello che ci insegna un po' cos'è stato il nostro passato, cos'è il nostro presente, la dovete chiedere al libraio, la dovete andare a prendere nella stanzetta laggiù in fondo, non sarà mai sul primo banco. Mentre invece è più facile che, soprattutto nelle catene, sul primo banco voi troviate quello che noi chiamiamo il non libro. Trovate le agende, trovate le pochette, ci sono catene, non diciamo dei nomi, che quest'anno hanno ridotto del 20% l'acquisizione del libro a favore del non libro. Il che vuol dire non capire di che cosa stiamo parlando, perché c'è tutto il diritto nei confronti di qualsiasi esercizio commerciale di vendere agende, forse chi vende libri non dovrebbe vendere agende, mettiamolo così, e quindi la clientela si riposizionerebbe. È molto però facile in questo momento andare a cercare una clientela media-mediocre con un prodotto medio-mediocre. Siamo in una città in cui c'è un editore quando io ero ragazzo era presente perché faceva eventi al Carignano, perché faceva situazioni gratis tante volte, i venerdì letterari e i Naudi. Gli editori sono diventati molto più commerciali, quindi anche quello che è un richiamo con il pubblico è diverso. In più abbiamo avuto un'introduzione, e qui ti chiedo, torno a te, in tutto ciò abbiamo anche una digitalizzazione molto, molto importante, che da una parte non ha riprodotto il meccanismo del tascabile. L'ebook non consente il basso prezzo in un certo modo, l'ebook però consente un grosso controllo da parte della struttura rispetto alle abitudini di vendita. Quando leggi alle 8 del mattino, alle 9 di sera, leggi dopo 5 minuti, e questo ancora di più traduce da parte di chi produce il libro il tutto in consumo. E torniamo un po' a questo. Ti chiedo, in tutto ciò, gli editori, quindi, che sono dall'altra parte del fiume, come li hai visti muoversi in questi anni? Ma io non butterei la croce addosso agli editori. Se volessimo fare la storia dell'editoria italiana, ne è appena uscita uno da parte di uno, quello che è stato il più potente editore italiano. Ma sì, facciamo il nome, Gian Arturo Ferrari, tanto chi non lo conosce, chi già lo conosce lo sa, chi non lo conosce lo dimenticherà subito. Hanno sicuramente avuto, come posso dire, hanno trasformato la loro intelligenza in cinismo, questo si può dire. Hanno pensato che tanto peggio tanto meglio, eccetera eccetera. Però, come ho cercato di dire all'inizio, il vento era più generale. L'editoria italiana è sempre stata molto debole di capitali, per tanti motivi. È stata una straordinaria industria tra gli anni 30 e gli anni 70, come poi ha avuto un crollo, per me abbastanza misterioso, come pensate al crollo del cinema italiano, la fortuna del cinema italiano dal 45 a metà degli anni 70, poi d'improvviso, corri a casa in tutta fretta, cioè, no, era canale 5, ma anche lì non bisogna essere meccanicisti, il vento andava in quella direzione. La cosa elettronica non lo so, perché io per esempio per mestiere sto accanto tutti gli anni a ragazzi che vanno dai 18 ai 23, 24, 25 anni e li trovo tutti molto informati anche senza leggere i giornali, per cui non è l'informazione che manca, in qualche modo la trovano. Quello che, di cui però non si rendono conto è che a forza di averla gratis non ci sarà più nessuno che la produce.
E molti di quelli che escono dalle facoltà letterarie, tipo quelle dove insegno io, poi li rincontro e mi dicono che scrivono pezzi a, ma neanche assunti a cosa, 25 euro a pezzo, quando va bene, li chiamano, c'è un buco, fammi 20 righe o fammene 50, è lo stesso, 25 euro a pezzo, lordo ovviamente, per cui eccetera. Anche lì è proprio il problema di come può vivere un comparto. Per vivere un comparto ha bisogno di una certa, come posso dire, sostenibilità, ma questa sostenibilità, qui possiamo tornare al discorso del consumatore, vuol dire che leggere, andare alle mostre, scrivere e produrre cose che si possono vedere alle mostre o sentire ai concerti, non è solo, non è fuori dal circuito economico, non è solo circuito economico. Fa parte della formazione di quella che noi chiamiamo una cittadinanza attiva, consapevole, insomma, in grado di distinguere. Io penso che davvero i festival abbiano dato il cambio alla scuola pubblica, perché la scuola pubblica è stata sistematicamente, scientemente smontata, e non solo in Italia, perché non è che vada molto meglio all'estero, tanto è vero che tantissimi studenti che finiscono le scuole superiori o i primi livelli di laurea, poi quando vanno all'estero fanno un figurone, quindi non è neanche detto che eccetera. Perché il problema è che non venisse fatto mai pensare, non esiste un conflitto nel consumo. Il conflitto di cui l'Italia ha sempre avuto molto paura, ma di cui naturalmente chi ha dalla mano, chi ha il coltello dalla parte del manico, nonostante abbia il coltello, ha paura, è sempre un conflitto nella produzione. Non c'è storia, non c'è momento della storia dell'umanità. Io non so come fosse al tempo dei Neanderthal, ma da quando ci siamo noi Cro-Magnon, è quella roba lì. Spostare tutto il peso, il valore sul consumo vuol dire semplicemente, scusate l'espressione un po' maschilista, emasculare, castrare, diciamo così, rendere una persona fondamentalmente impotente, incapace di agire, un uccellino con la bocca aperta che mangia il verme che gli danno, se è buono ha avuto fortuna, se è cattivo non ne ha avuta, però fondamentalmente la posizione è passiva. È passiva. Come fai a rivendicare da consumatore, ma io quest'altro anno voglio Joyce? E Moccia, che adesso si è anche laureato su se stesso, no? Questo per dire io voglio leggere me stesso. No, è così, è giuro, è successo davvero. Vabbè, l'avete letto tutti. Non è che tu lo puoi dire. Da produttore tu puoi dire invece molte cose e sono state dette. E questo nostro paese è stato un paese anche abbastanza straordinario durante il Novecento, tenendo conto da dove veniva e in che maceria si è ridotto, proprio attraverso il conflitto produttivo, gestito, non necessariamente distruttivo, ma insomma, tolto quello di cui le classi dirigenti hanno sempre avuto un'enorme paura, non resta niente. Ecco, in questo senso, che ruolo dai alla... La parola a cui volevo un po' portarti è l'esercizio critico, la critica letteraria, la critica... in momenti quando l'Italia si è fatta, come tu stavi dicendo adesso, è un'Italia in cui bene o male la fonte di informazione erano i giornali hanno prodotto una critica che negli anni ha comportato scontri, raffronti, ha portato, ha reso visibile alcune letture, alcuni pensieri, ma fino a due decenni fa forse, insomma, in qualche maniera il ruolo in cui il libro incontrava il lettore e gli autori incontravano se stessi in qualche maniera in contrapposizione o legati gli uni agli altri era la terza pagina dei giornali di un tempo, comunque delle aree critiche, cosa che ultimamente, complice la crisi dei giornali da una parte, complice forse però anche la crisi stessa del critico, non succede più, e questo rende ancora più passivo chi alla fine è di fronte a un bancone senza un intermediario. La critica attuale come la vedi, se la vedi, ecco, in qualche maniera? La vedono tutti male, e quindi mi piacerebbe potervi dire no, sta benissimo, ma sarebbe un trucco da quattro soldi. Però la critica che fai riferimento tu non poteva più funzionare, perché era molto elitaria, da un lato, perché una grossa parte del ceto medio pensava che acculturandosi avrebbe migliorato anche le proprie condizioni di vita, il che era vero, perché non si vive di solo pane, e quando un ministro disse con la cultura non si mangia, ho trovato ancora più vergognosa la risposta, no, con la cultura si mangia, no, come quando disse non facciamo votare i vecchi perché i vecchi non servono, invece di lasciare cadere dove doveva questa battuta, ha detto no, non è vero, i vecchi servono. Che discorso è?
sono i fondamentali qui che mancano, che vengono a mancare. La cosa di cui tu parli ha a che fare con un fenomeno ancora una volta più generale, i cui contorni non mi sono chiari, perché non ho idea i decisori dove pensino di voler andare a finire, e ho il terrore che non lo sappiano neanche loro. C'è un bellissimo romanzo di Poe dove un tizio, il narratore, viene invitato da un amico, andiamo a fare una gita in barca dopo una serata in cui hanno bevuto, si alza il mare, ma dice torniamo, e l'altro si rende conto che io credevo sonnambulo, poi invece mi sono reso conto che era soltanto ubriaco. Cioè è terrorizzante comunque essere in una barchetta sull'oceano in tempesta con un pilota ubriaco che non sa dove sta andando. Fatto sta che quella critica agganciava un pezzo di ceto tradizionalmente colto al ceto medio. Adesso il ceto medio, a cui con tanta fatica era stata fatta aderire anche tutto il mondo dei lavoratori dipendenti, è stato sistematicamente, scientemente, non così, effetto collaterale, smontato. Il perché, ripeto, non mi è chiaro, ma allora a chi ti rivolgi? Ti rivolgi a delle classi dirigenti che non ne hanno più alcun bisogno, di quelle che chiamiamo in maniera ormai un po' patetica la cultura, e ti rivolgi altrimenti a delle persone che devono fare tre lavori per vivere, e francamente non lo so, è anche un po' una carognata, ecco, dirgli, e oltretutto devi conoscere Orlando Furioso, lasciali in pace. Sono d'accordo, anche perché poi nella confusione che si è generata con la caduta di momenti che riconoscevamo, non sostituiti appunto da un pilota ubriaco, probabilmente da nulla, una cosa che spesso succede è che quello che una volta era il critico, in questo momento è uno scrittore che prende pochi soldi in anticipo, vende poche copie del libro che ha fatto, forse fa un altro lavoro, nel frattempo qualche giornale gli chiede di scrivere un pezzo su un romanzo in uscita che è sicuramente di un suo amico piuttosto di una persona che si trova a doverlo presentare il giorno dopo in qualche festival, in qualche situazione, creando una sorta di enorme cortocircuito, di enorme impossibilità di essere oggettivi su alcune cose, o anche di essere difficoltosamente in conflitto con qualcosa, perché non si può essere in conflitto, perché banalmente ne dipende quasi della tua sussistenza. Oppure al contrario, perché è la cosa speculare che si può creare in alcune situazioni, che per evitare il conflitto si creano dei magmi informi di autoesaltazione, fondamentalmente, a volte di alcune cose, di alcune situazioni. E di nuovo, chi dall'altra parte riceve il libro che ha la fascetta che è stata scritta da uno che il giorno, è sempre tutto molto 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 difficile, insomma, in qualche maniera. E questo ci serve pian piano per spostarci a un altro soggetto con cui, che è il primo soggetto in realtà con cui il lettore ha sempre a che fare, che è lo scrittore, che in tutto ciò in qualche maniera dobbiamo chiamare in causa. Uno scrittore che è cambiato, e in questo ci sono i cambiamenti molto positivi, proprio anche nella struttura sociale di quello che era lo scrittore, come dire, canonicamente inteso. Scrittore che ha i suoi guai, insomma, in qualche modo, però è anche uno scrittore che sta nel mercato, parliamo del mercato italiano, è uno scrittore che spesso e volentieri è di nuovo un soggetto debole, perché l'editore cosa fa? Alla fine dà fiato e vita a chi porta più clienti, in qualche maniera. Ci sono degli autori italiani, uno che so che è molto caro anche a Daniele, che è molto caro anche a me, che è mancato, era molto caro anche a me, che è mancato da poco, Trevisan, non considerato, mancato, considerato, è passato già abbastanza tempo, non considerato in qualche maniera, è poco presente, mettiamola così. Ma comunque la tendenza è un po' quella, diciamo. Ecco, lo scrittore, secondo te, in che rapporto sta con il lettore in questo momento? Cioè lo scrittore, come lo possiamo qualificare? È un amico del lettore o c'è un narcisismo, per esempio, dello scrittore, che molto spesso usa la parola io? Io è entrato potentemente nello scrittore, ci sono le autofiction, le autobiografie, sono cose diverse, ma io è una parola molto presente. Se chi scrive dice io e chi legge dice aiuto, c'è un problema, insomma, nel farli incontrare. Ma mi hai fatto un club sandwich di domande, provo a condensare perché sono un po' tante cose. Intanto scrittori bravi ce ne sono, non è che non ce ne sono. Hanno una vita più difficile, come Trevisan, fanno mille mestieri, però non è vero che non è mai stato considerato, e ancora adesso, anzi,
essendosi ucciso, questo in genere dà un surplus di aura che... ce ne sono molti, ce ne sono altri che... E sono in genere scrittori molto belli da leggere. Quando ho letto l'ultimo inedito, non compiuto, non finito, di Trevisan, la mia compagna stava leggendo Jonathan Franzen, mi è venuto in mente che in fondo non è che Jonathan Franzen è molto più bravo di Trevisan, ecco, forse preferisco Trevisan, quindi... Nonostante appunto Franzen farà le sue copie scrivendo in inglese, quindi avendo un mercato mondiale, eccetera, essendo tradotto per questo in tutto il mondo. Poi sono scrittori che in genere esprimono una qualche forma di disperazione. Io faccio tre nomi, sono tutti maschi, ma Giorgio Falco, Giorgio Vasta, appunto Trevisan, ma ce ne sarebbero altri. Che in qualche modo è corroborante, perché non senti che non ti stanno mentendo, senti che non ti stanno vendendo una patacca. E quando qualcuno non ti vende una patacca e guardate lucidamente una situazione insieme, questo fa stare abbastanza bene, non so come spiegarti, anche quando la situazione non è allegra. Poi invece c'è lo scrittore amico, scusate, ma io più invecchio, più perdo le inibizioni, quindi lo scrittore amico alberga prevalentemente su Repubblica, abbastanza anche sul Corriere della Sera, è amico un po' per modo di dire. Io mi ricordo che Thomas Berla racconta nella sua autobiografia che la sua vicina di casa, Thomas Berla, il grande scrittore austriaco, era così poco amichevole, diciamo, che lei diceva ai suoi bambini: se non fai il bravo chiamo il signor Bernard, no? Ecco, lo scrittore dovrebbe essere un po' una roba così, uno che disturba, no, non deve necessariamente, non deve essere un rompiscatole. C'è una frase di che non vi traduco, che dice: on n'écrit pas pour emmerder les gens, non si scrive per rompere le scatole alla gente. Questi scrittori amici, è vero, sono molto spessi amici tra di loro, ma si tratta di un'amicizia veramente pelosa e veramente penosa a volte. Sempre per non far nomi, su Repubblica è uscita una recensione di Michela Murgia, poi messa in fascetta un libro di Elena Stancanelli, in cui c'è scritto: per almeno 6 mesi non uscirà un libro bello come questo. Che se fosse una perfidia sarebbe molto vendetta, ma non lo è. Sarebbe un bon mot degno del Settecento, degno di un salone così, ma non è affatto così, non è una perfidia. Per lei un libro che dura 6 mesi è una cosa, è un miracolo. Insomma, credo, non so Michela cosa avessi in mente, che l'abbia detto in buona fede. Ecco, questo è lo scrittore è amico, è lo scrittore che ti piange sulla spalla, è lo scrittore, e non c'è bisogno di andare a Moccia. Inoltre, i giornali che stanno perdendo drasticamente copie, giornali, trasmissioni culturali, eccetera, eccetera, stanno tirando fuori una specie di scrittore unico, identico, che io chiamerei neoborghese nel senso di neoplasia, non è il borghese, sapete, avere una neoformazione non è una bella cosa, queste cose non andrebbero dette in pubblico, ma insomma. Neoborghese perché non è affatto un borghese, non ha niente a che vedere con la borghesia che nacque, che si produsse i suoi intellettuali, che poi represse, eccetera. È un fantasma, è un ectoplasma, è un'evocazione di qualcosa che non ci può più essere, perché non ci può più essere borghesia come è stata, perché non sono borghesi fondamentalmente i padroni del vapore, sono un'altra cosa, bisognerà cambiare categorie, eccetera eccetera. Questo scrittore neoborghese vendicchia, è molto rassicurante, dice: io, perché in fondo è uno come te, no, è soltanto che lui c'è un po' più di ascolti, ma c'ha gli stessi problemi tuoi. È una truffa, sì, è abbastanza una truffa, perché non ha gli stessi problemi tuoi, eccetera eccetera. Ma ricordatevi questo: è un non morto, sempre per citare Poe. È una figura che non è viva e non è morta, non è un borghese, non tornerà una borghesia, non quella, torneranno altre forme di distribuzione di cesi sociali, il mondo è sempre andato avanti così, ma i giornalisti non sanno che pesci pigliare, invecchiano. Oltretutto c'è un invecchiamento dell'età media, per cui ma chi è che c'ha voglia di sperimentare forme, discorsi, luoghi di... no? E lo stesso... Altra nicchia, no? Il migrante, quanto ci si è messi
a far diventare qualcuno, perché era migrante, uno scrittore automaticamente interessante. Ma dipende, dipende come scrive, mi spiace, qualunque cosa abbia vissuto, qualunque situazione drammatica gli sia capitata, c'è chi sa scrivere bene, c'è chi sa scrivere male, questo è un fatto. Ecco, sono tutte categorie un po' spettrali, un po' fantasmatiche, non esistono. E la gente, per fortuna, se ne accorge. E questo accorgersene passa attraverso una... per chi fa il nostro lavoro, il rischio di perdere lo stipendio. Però, tutto sommato, a me mette una qualche allegria, perché quando la gente non si fa imbrogliare, è una buona cosa. Ti chiedo scusa per porre domande, ma era anche perché stiamo un po' finendo il tempo, perché avevamo un'indicazione di tempo. Se qualcuno vuole fare... qualche domanda, Daniele? Credo che sia ben contento di rispondervi. E questo è sempre il momento. Eccola. Aspetti. Allora, professore, lei insegna a Trento. Sì, però non la sentiamo. Ora mi sentite? Allora, professore, lei insegna a Trento, ha iniziato a parlare di questa ondata woke. Dalla sua posizione in un'università italiana può già vedere dei risultati? No, poca roba. Gli anglisti, perché vogliono fare vedere che sono up to date, ma no, non ce n'è granché. C'è un'altra cosa invece. C'è una cosa che si chiama la ricaduta sul territorio. Tu devi studiare e insegnare cose che hanno una ricaduta sul territorio, per cui io che insegno a Trento, se mi viene l'idea di fare un corso su Adorno, poi devo trovare il modo di far ricadere Adorno sul territorio, cosa difficilissima. Io ho frequentato molti scrittori e li ho visti cadere sul territorio, nel senso che ubriachi li ho rialzati, ma questo è l'unico modo in cui riesco a intendere. Quindi da questo punto di vista la paranoia identitaria, siamo trentini, parliamo di Trento, prima segnava Bergamo, vi lascio pensare quante cose su Arlecchino, o sulla Polenta, o sulle More Venete ho dovuto sentire. Ecco, sì. Una volta, velocissimo, posso raccontare questo aneddoto? Sono in una commissione di laurea e c'è uno studente che presenta una tesi sulla produzione del Taleggio in Valtaleggio. E lui viene dalla Valtaleggio e da una famiglia di produttori della Valtaleggio e fa un'introduzione molto polemica, e anche poi quando parla, dicendo che lui ha studiato per comprendere il mondo in cui vive e non per cacciare le farfalle. Ma porca miseria, sei nato in Valtaleggio, ci morirai, produci Taleggio, usa quei 3 anni per studiare qualcos'altro, anche perché chi conosce solo se stesso non conosce niente, no? Ecco, quindi walk no. Ma queste cose qua ci sono molto. Anche perché sennò non ti danno i soldi le varie fondazioni, San Paolo, Coso, Cariplo, Caritro. Cioè, questo conta parecchio. C'è ancora una domanda, se non ricordo male? But can I say it in English? Okay. Because I will... Okay, because that will take too long to say it in Italian. The rhetoric that you were having before, is it okay? Okay, sorry. So the rhetoric that you were having before about this shift from great narratives to the hyper focus on identity, however it presents itself, is similar to the American Philip Roth, the author, and he was saying actually that it's this, because the current world after the 60s and the 70s was so confusing that nobody wanted to deal with anymore with great narratives because they're all wrong, right? Like in the postmodern neoliberal dogma. So they all focus on autobiographies, right? Which in his opinion was a poor way of writing. Because if you focus only on yourself, your inability to transcend yourself to the sublime, then you are just writing a diary as opposed to a work of art. But is it being done only because it's easy? Or is there something else going on there? Because all this woke culture also
kind of fights the idea of writing about another culture, right? So is it because of political pressure, or is it because it's simply easy to do that? It's not easy, it's mandatory. Traducendo velocemente, ci si chiedeva se quello che un filosofo chiamato Lyotard aveva chiamato il crollo delle grandi narrazioni, cioè la ragione, la rivoluzione, il progresso, la democrazia, eccetera, eccetera, aveva portato a questo ricentramento su se stessi, sul self, come diceva la signorina, e se questa cosa, in assenza della capacità di produrre nuove grandi narrazioni, non fosse semplicemente una scappatoia più semplice. Allora, io avrei due risposte velocissime da dare. Primo, Lyotard non ha mai parlato di fine di grandi narrazioni, le grand récits, ma parlava di fine delle metanarrazioni, cioè di cornici narrative che spiegavano a ognuno di noi, grosso modo, perché faceva il lavoro che faceva. Io non dovevo tutti i giorni andare in laboratorio a sezionare il DNA o andare, perché avevo un'idea di progresso, o un'idea di comunità cristiana, o un'idea del fatto che ero cittadino romano, che faceva da meta, faceva da cornice. Io non dovevo tutti i giorni interrogarmi sul senso. Il senso delle mie pratiche era dato. Quello è caduto. A quel punto cosa ti resta? Ti resta il self, ti resta la invenzione. Ma attenzione però, perché questo self, e così torniamo circolarmente all'inizio, che sia il consumatore soddisfatto della teoria marginalista, che sia il lettore libero di poter fare quello che gli pare col testo, anzi che pretende che il testo parli soltanto di lui, è una metanarrazione. È la più forte metanarrazione attualmente sul mercato, anzi direi l'unica. Le altre sono vecchie critiche novecentesche, molto nobili, e in quanto nobili un po' patetiche. Ecco, non so se le ho risposto e se avevo capito bene, ma ecco. Siamo andati un po' oltre, ma credo, spero che vi sia interessato. Grazie mille a Daniele di essere stato qua con noi. E grazie anche a tutti voi.